Ben trovati dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana ed è una festa quella che tratteremo all'interno del nostro settimanale, una festa perché ecco il titolo, unico titolo perché c'è stata la seduta solenne per la festa dell'Europa. Il Consiglio regionale ha festeggiato l'Europa organizzando una seduta solenne con tantissime iniziative anche che hanno coinvolto i comuni della nostra regione. Ma andiamo con ordine perché il 9 maggio è il giorno in cui si celebra la festa dell'Europa e il Consiglio regionale, come dicevamo, ha organizzato una serie di iniziative su impulso della Commissione per le politiche europee presieduta da Francesco Gazzetti. Una seduta solenne dell'Assemblea regionale si è tenuta martedì 11 maggio. I palazzi delle istituzioni sono stati illuminati di blu. Il blu, colore appunto dell'Europa, il coinvolgimento delle scuole superiori della nostra regione, celebrazioni pensate in una logica di sobrietà nella grave emergenza che stiamo vivendo proprio in questi mesi, ma anche con lo spirito di rinascita, uno spirito di rinascita che accompagna proprio questa fase. Ai comuni della Toscana è stata inviata nelle settimane precedenti una lettera con la proposta di aderire all'iniziativa illuminata le sedi istituzionali o altri edifici significativi. Sarebbe lunghissima la lista dei 100 e più comuni che hanno illuminato di blu da venerdì a martedì 11 appunto alcune delle loro sedi, dei loro sedi istituzionali oppure degli edifici significativi. La seduta solenne si è aperta con il videomessaggio del presidente del Parlamento europeo, Davi Sassoli, toscano peraltro nativo di Calenzano, ma la regione toscana ha fatto ancora di più, una specie, possiamo dire, di spot per ricordare l'importanza di questa festa dell'Europa e noi partiamo proprio da lì. Gentile Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, caro Presidente Eugenio Giani, caro Presidente Francesco Gazzetti, amiche, consiglieri,
Vi ringrazio per il vostro invito. Purtroppo in questo momento non è possibile incontrarci, ma desidero rivolgere un caloroso saluto a tutti, congratularmi con la Commissione Europa del Consiglio regionale per aver promosso e organizzato questa seduta solenne. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace, che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai come in questo momento risuonano attuali le parole, in particolare di Robert Schuman, quando nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione. Gli scrisse: «L'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto». La forza di quelle parole attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione Europea e per il mondo. La drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque, lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso. Il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi 20 anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Non si tratta di recuperare le ricette del passato, ma di leggere con lenti diverse le sfide della contemporaneità. Non dobbiamo avere paura della complessità. E non è più accettabile un'economia senza morale, uno sviluppo senza giustizia, una crescita a scapito delle generazioni future. In questo senso il Recovery Fund e il Next Generation EU rappresentano non solo la risposta europea alla pandemia e agli effetti che ha prodotto, ma anche una grande opportunità per realizzare nuovi modelli capaci di conciliare crescita e sostenibilità. In questo momento storico è fondamentale agire insieme, proteggere la nostra coesione sociale, incoraggiare un'Europa a discutere, a fare politica, a cercare convergenze, vuol dire rafforzare la nostra democrazia e rendere i cittadini protagonisti di questa grande e straordinaria comunità. La politica non può essere per pochi. E in questo senso credo che la conferenza sul futuro dell'Europa rappresenti davvero una valida occasione per stimolare, coinvolgere le nostre opinioni pubbliche. La democrazia si basa sulla partecipazione e noi dobbiamo recuperarla a tutti i livelli. Questa iniziativa si sostanzia attraverso la partecipazione diretta delle istituzioni nazionali e locali, della società civile, dei giovani, delle università, delle imprese, del mondo del lavoro, e vuole essere un momento di ascolto, ma anche di elaborazione di idee. Il destino dell'Europa è nelle nostre mani. Oggi più che mai, perché dobbiamo affrontare tante sfide che la contemporaneità ci mette davanti. E per affrontarle c'è bisogno del contributo di tutti e credo che la Toscana non solo farà la sua parte, ma saprà offrire a tutti un esempio di come vivere, di come interpretare le sfide di questo tempo. Con questo augurio vi saluto, vi auguro buon lavoro, naturalmente spero, passata la pandemia, di potervi incontrare di persona. Buona festa dell'Europa. L'Europa è il nostro punto di riferimento, da un punto di vista anche concreto, nella percezione della gente, oggi che si parli di vaccino, e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale. O che si parli di Recovery Fund,
qui veramente in positivo, perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che è partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal Presidente Conte, diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro Paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini e allora vale la pena vivere come la Toscana ospita l'Università Europea. Devo dire che sotto questo aspetto il prossimo anno saranno 50 anni da quel 1972, quando esponenti che nel nostro paese erano toscani e avevano ruoli importanti, penso ad Amintore Fanfani, a Giorgio La Pira, vollero che fosse proprio nelle colline di Fiesole a avere un'università che dalla Toscana fosse l'università per la formazione della nuova classe dirigente in Europa. O si parla dei rapporti che possono portare nuovi investimenti, come vi dicevo, non solo del Recovery Fund, ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027. L'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente, sempre più un'Europa che le decisioni le prende come Europa dei popoli, non come Europa degli Stati. In questo momento vorrei sottolineare che si apre una finestra molto importante col varo della conferenza sul futuro dell'Europa, che è proprio rivolta in particolare ai più giovani, con la volontà per la prima volta di dare a loro la parola e di interpellarli su quello che vedono essere il futuro della loro Europa. Ed è importante che in qualche modo le nuove generazioni trovino un modo per far sentire la loro voce in questo contesto. Chiudo dicendo che noi all'Università Europea intendiamo naturalmente fare la nostra parte non solo nella conferenza sul futuro dell'Europa, ma anche più largamente nel collaborare con le forze vive regionali, nel affrontare le sfide di domani. Siamo molto consapevoli di avere un grande debito nei confronti di una regione che è stata con l'Istituto sempre molto generosa e che poi ci è stato molto vicina in un periodo difficile per noi come per tutti, quello della pandemia. Spero che avremo modo insieme di definire modalità di collaborazione per il futuro e che troveremo così un modo di giocare la nostra parte di dare un nostro contributo alla costruzione europea. E oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti. Il manifesto di Ventotene, Altero Spinelli, le parole di Schuman il 9 maggio 1950, sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia e oggi questa iniziativa che ha avuto l'onore di aver presenti con la loro prolusione il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e il Presidente De Ussé, danno il senso e il valore simbolico di quanto sia importante mantenere un legame forte tra la Toscana e l'Europa, di quanto la Toscana debba lavorare per essere sempre più un luogo in cui poter mettere a terra le tante iniziative che nascono a livello europeo. Una sfida che stiamo cogliendo, una sfida che non ha colori e connotati politici, è una sfida per dare più risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana. La Commissione Europa è una realtà che era
presente all'interno del Consiglio regionale da tempo. In questa legislatura è stata trasformata in una commissione permanente, quindi ha un ruolo e anche un peso politico sicuramente diverso. Tra l'altro questa trasformazione noi la dobbiamo grazie al lavoro proprio della precedente legislatura, a chi ha guidato e a chi ha collaborato ovviamente con il precedente presidente. In questa nuova versione noi ci siamo dati degli obiettivi e soprattutto stiamo cercando di lavorare all'insegna di un clima che è un clima che, di cui io vado particolarmente orgoglioso e fiero, ovvero quello di una collaborazione e soprattutto una condivisione. Noi abbiamo portato a termine una proposta di legge che è servita a istituire la festa dell'Europa in Toscana, è l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa, perché è sotto gli occhi di tutti che le grandi prospettive legate al Next Generation, al Recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo, e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Durante i lavori di questi primi mesi ci sono state molte interlocuzioni e mi piace mettere in evidenza come nel rapporto, ad esempio, sia con gli europarlamentari di tutte le espressioni politiche, ma anche con i territori, ascoltando ad esempio ANCI e UPI, noi abbiamo raccolto spunti che pensiamo proprio per la concretizzazione e l'applicazione delle opportunità legate al Next Generation, noi ci auspichiamo possano essere utili. E allora dalla Toscana arriva un augurio a tutta l'Europa e soprattutto a tutti i toscani, visto che abbiamo anche questa commissione che ci lega direttamente con le istituzioni, in modo particolare con Bruxelles. Vi ricordo, per tutte le informazioni c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Si è tenuto anche il Consiglio regionale nel pomeriggio, ma di questo ne parleremo la settimana prossima, sempre qua, dentro il Consiglio.